scalda un po'. Pronti? Vai. Purtroppo la moquette non è il migliore degli stracci cui fare agility perché è molto scivolosa. Agility è stata copiata dal salto ostacoli dei cavalli, ed è stata riportata. Ci sono vari attrezzi, adesso qui abbiamo fatto vedere un po' di salti, adesso ve ne faccio vedere un'altra sequenza. C'è lo slalom, c'è il tubo, ci sono la passerella, queste cose qui che non abbiamo potuto portare. E è uno sport molto divertente, non serve per forza, non dovete pensare che il cane deve avere una particolare agilità, né voi. Non bisogna essere per forza dei campioni di corsa, perché le cose si insegnano al cane, si motiva il cane a farle. E adesso vi faccio vedere, correndo di meno, magari vi faccio capire che è uno sport aperto a tutti. Il cane ha ascoltato i comandi da molto lontano, anche senza che Francesco si muovesse per indicare esattamente dove andare. Grazie, allora vi chiedo un applauso speciale per questo cane che è a fine carriera, praticamente sono gli ultimi mesi, e se si qualifica prenderà parte al mondiale del prossimo anno, ma poi lì chiuderà la carriera perché comunque ha i suoi anni, ed è un cane che mi ha portato sulla vetta del mondo e ha rappresentato l'Italia in Olanda vincendo il mondiale, quindi a squadre. Quindi un applauso vi chiedo perché campionessa del mondo squadra. Non andate via, stiamo ultimando le ultime cose. Intanto vi facciamo vedere un cane in preparazione. Vi facciamo vedere un cane in preparazione con l'Anna. La Viola l'avete già vista prima, la bamboncina dell'Anna, è un cane che ha appena iniziato l'attività agilitistica.
purtroppo ci sono dei tempi tecnici. I primi rudimenti, però vedete com'è attiva, si diverte, non bisogna per forza fare competizioni per arrivare a divertirsi col cane, l'importante è avere lo spirito giusto, fare le cose fatte bene, avere rispetto del cane. Si è un attimo distratta perché ha visto la cola, come vedete com'è focalizzata. Non andate via perché tra un po' arriva da Reggio Emilia, solo per noi di Cesena, Luca Menozzi, figurante, che ci farà vedere il Mondio Ring, che è una disciplina, dopo ve la farò spiegare da lui, che ve la spiega sicuramente molto meglio. Comunque è una disciplina dove ci sono degli aspetti di difesa importanti, dove il cane va a mordere su un costume, quindi proprio di difesa, cioè il cane va a mordere, esattamente come quelli delle polizie del mondo. Adesso nei tempi vi chiedo un minuto che finiamo di sgombrare il campo. Giulia con Jiu Jitsu intanto può scaldare il cane, è già pronta, eccola.